Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, sbatte cazzo del percorso. Inter batte Spezia 2-1, sesta vittoria in campionato consecutiva. Inter che si mantiene a meno 1 dal Milan, ma soprattutto, amici del Milan, non vi offendete, resta a più 3 dalla Juve, perché io è quella che guardo. No, amici del Milan, non è che vi sto snobbando, siete stati anche bravi oggi che avete vinto col Sassuolo, ma io quella che guardo è la Juve e sono contento di essere a più 3 dalla Juventus. Un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere, perché quando le cose le dice Luca Mastrangelo, che è lo youtuberino di sto cazzo che non conta niente, vabbè, lasciano il tempo che trovano, però quando le cominciano a dire anche altre persone, tipo un certo Marco Materazzi, dalle indubbie qualità, dalla indubbia storia interista, che ha detto che lui pensa che l'Inter debba vincere lo scudetto e lo pensava anche prima dell'eliminazione dalla Champions League, allora forse le parole di Luca Mastrangelo, youtuberino di sti gran cazzi, se le dice anche Marco Materazzi, forse acquisiscono un po' di valore, perché forse anche Marco Materazzi si è reso conto che sa che in questo campionato qui l'Inter ha una rosa che può lottare per lo scudetto. Io ve l'ho detto mille volte, in altri campionati questa rosa qui non avrebbe potuto lottare per vincere lo scudetto, secondo me in questo sì, e sono contento di aver mantenuto 3 punti di vantaggio sulla Juve. Amici del Milan, ripeto, non vi offendete, il vostro punticino che avete sopra di noi lo guardo, non lo guardo, non, mi preoccupa molto, mi preoccupate molto ma molto meno della Juve. Partita non semplicissima oggi, perché il primo tempo dell'Inter non è stato stratosferico, diciamo che a fine primo tempo ci aspettavamo tutti qualcosina di più. Non era facile, perché lo Spezia è una bella squadra, è una di quelle squadre che si arroccano tutte in difesa, però quando escono sanno uscire bene, si trovano, non dico a memoria, però è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, è una squadra che ha messo in difficoltà la Juve, e quindi abbiamo fatto molta fatica nel primo tempo, anche se i primi 10 minuti l'Inter era partita bene, con quel tiro di Lautaro fuori di poco, con quella serpentina di Forever Young parata da Provedel, poi dopo nel secondo tempo è uscito Gagliardini, spento, adesso io spero che entrando in condizione Sensi, il mio sogno è di rivedere Sensi titolare, perché quello è il suo posto, con Speedy Pizza Barella e con Brozovic o Vidal, vediamo. Gagliardini, con tutto il rispetto e con tutto il bene che ti posso volere, grazie per l'impegno, per la tua professionalità e di sti gran cazzi, bla 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 bla, però io, il mio sogno è vedere il centrocampo dell'Inter con tutti gli effettivi a posto e con titolari Speedy Pizza Barella, Sensi e uno fra Brozovic e Vidal. Nel secondo tempo, per fortuna, l'abbiamo sbloccata subito con Hakimi. Probabilmente Provedel non è stato impeccabile, perché ha preso gol sul suo palo, ma sbatte cazzo. E poi abbiamo raddoppiato con Romelone Lukaku, secondo me in questo momento è un po' stanco. Lo vedo un pochettino più spento del solito, non è una critica, perché è lungi da me criticare Lukaku, giocatore che stimo, che amo, a cui voglio un gran bene. E comunque, quando sono capitati i rigori, li ha segnati, e anche quello con il Napoli è stato pesantissimo, un rigore da 3 punti. Sono contento che fra poco arriverà questa mini sosta, perché sarà veramente una mini sosta, dove il muflone potrà un pochettino riposare, perché lo vedo un pochettino stanco. Non ha potuto riposare in queste partite perché si è fatto male anche Sanchez. Adesso, ragazzi, arriva il mercato. Cosa chiedo alla società? La società ha già fatto tanto. Io sono contento del lavoro che ha fatto la società in estate, l'anno scorso e quest'anno. L'anno scorso perché ha portato dei giocatori importanti. Quest'anno, nell'anno del Covid, dove hanno fatto fatica anche Real Madrid e Barcellona, ha fatto quello che si poteva. Quindi io sono contento del lavoro della società. Nel mercato di gennaio avremo il problema anche dei mancati introiti derivanti dalle coppe. Per completare questa rosa e renderla più competitiva, perché quando io dico
che l'Inter è competitiva per vincere lo scudetto non vuol dire che è a postissimo e non è migliorabile. Lo so anche io che l'Inter ha dei punti dove è assolutamente migliorabile. Il terzino, cioè l'uomo di fascia sinistra manca, perché Young ha fatto vedere che l'età inizia a farsi sentire. Perisic è un adattato, l'abbiamo visto tante volte. Poi serve un vice Lukaku, comunque una punta che possa entrare e possa giocare quando magari c'è da far riposare Lukaku, come oggi addirittura, che mancava anche Sanchez, che non è Pinamonti. Mi dispiace per Pinamonti, ma Conte non lo vede, quindi come l'anno scorso, per poca esperienza, non poteva essere Esposito, a cui auguro di tornare il prima possibile, ma non poteva essere Esposito, che giustamente è andato a fare esperienza. Adesso non può essere Pinamonti, quindi sarà un Milik, arriverà Milik, si parla di Milik. A me non dispiacerebbe, perché comunque è un buonissimo attaccante che non costa tantissimo, quindi diciamo che potrebbe arrivare un giocatore che unisce l'utile al dilettevole, l'utile perché ci serve, al dilettevole perché costa poco. Però oggi era stra importante vincere e l'abbiamo portata a casa. Non sarà una partita che rimarrà negli annali per lo spettacolo, per tutto, ma spate cazzo. Ragazzi, ricordiamoci che il nostro obiettivo quest'anno deve essere uno e solamente uno, ovvero vincere lo scudetto, come ha detto Marco Materazzi, che non vuol dire che a dirlo succede. Però a me piace, lo dico sempre, la gente coraggiosa. Mi piace la gente coraggiosa. L'altro giorno Ibrahimovic cosa ha detto? Il Milan è da scudetto, noi vogliamo lo scudetto. Ma ragazzi, ma Ibrahimovic lo sa che il Milan non è da scudetto. È il primo che lo sa. Ma lo dice perché dicendole, spronandoli, sa che così il Milan arriverà più in alto possibile. Poi magari se il Milan arriverà secondo, terzo, non lo so. Però Ibrahimovic, sapendo di non avere una squadra da scudetto, ha detto che il Milan deve vincere lo scudetto, deve provare a credere e a sognare lo scudetto. Quindi noi, che secondo me la rosa ce l'abbiamo, siamo i primi che ci dobbiamo credere. Sono contento che piano piano vengano fuori un pochettino tutti. Poi magari la società, l'allenatore, ci credono e non lo dicono. Non lo so, io lo dico, ed è la prima volta da quando sono su YouTube che lo dico, perché gli altri anni quando non lo dicevo, Luca c'è un cagassotto, non è vero, avete comprato Lukaku, avete comprato questo, avete comprato quello, ti devi esporre, voi dovete vincere lo scudetto. E io dicevo no, l'Inter non è da scudetto, secondo me, l'Inter non è da scudetto. Quest'anno lo dico, mi espongo. Poi alla fine dell'anno, se non succederà, non è che mi faccio spernacchiare, non ho paura di essere spernacchiato, lo dico e non c'è problema. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, seguitemi su Telegram e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao.